Allora, questo intervento raccoglie una serie di argomenti che sono molto diversi tra di loro. Tuttavia, possiamo dire che questi sono uniti da un filo conduttore comune, che è quello che riguarda fondamentalmente le implicazioni del settore laboratoristico che hanno praticamente sviluppato in seguito all'evoluzione della normativa inerente agli ambienti di transizione. Scusate. Innanzitutto dobbiamo dire che le normative riguardanti la gestione e la conservazione degli ambienti marini hanno tra gli obiettivi comuni quello di definire lo stato di qualità ambientale secondo criteri quantitativi che sono basati fondamentalmente sui piani di monitoraggio. I piani di monitoraggio, il monitoraggio in generale per gli ambienti marini di transizione riguarda, come è noto, diverse matrici, nello specifico l'acqua, il sedimento e il biota. In queste matrici vengono campionati una serie di parametri indicativi, di elementi di qualità descrittori, di tipo biologico, di tipo chimico-fisico, compresi anche i contaminanti. I più importanti decreti, praticamente su cui poi vengono definiti i piani di monitoraggio, che sono il 152 del 2006 e la strategia marina, mettono poi anche in luce un aspetto importante, quello che il laboratorio che segue l'analisi deve fare in modo che i risultati che ottiene siano in qualche modo precisi, attendibili. Allora, Elisa Di Alessandro, mi occupo della determinazione del mercurio in diverse matrici. Allora, come abbiamo visto nella presentazione precedente, il mercurio è ricompreso dal 172 tra le sostanze prioritarie per le sue caratteristiche di tossicologiche e le proprietà di bioaccumulo e biomagnificazione. La differenza rispetto alla normativa precedente è che non abbiamo più una concentrazione massima annuale, ma soltanto come standard di qualità la concentrazione massima ammissibile. Diciamo che nell'ARPA Toscana, nel laboratorio di Aria Bassa Costa, viene effettuata l'eliminazione del mercurio per tutte le acque di mare della regione e le acque di transizione. Nel passato questa analisi veniva effettuata con l'utilizzo di un sistema a vapori freddi, un sistema dedicato esclusivamente al mercurio, che tuttavia richiedeva, pur dandoci un ottimo LOC, 10 ppb, aveva necessità di una notevole preparazione preventiva dei campioni e questo comportava una manipolazione in diverse fasi. I limiti di lavorare con il mercurio a livelli di ppt riguardano appunto le possibili contaminazioni. Il metodo su cui si basava la determinazione dei vapori freddi, un metodo EPA 245.7, dà come fonte di contaminazione, oltre all'utilizzo della vetreria, acidi, non abbastanza ridotta concentrazione di metalli, l'attrezzatura per il campionamento, l'acqua reagente, addirittura la presenza nell'operatore che esegue l'analisi di amalgama di mercurio per otturazioni dentali. Quindi si vede che veramente le fonti di contaminazione a questi livelli potrebbero essere le più varie. In considerazione del fatto che per 3 anni consecutivi, 2012, 2013, 2014, il mercurio tra i metalli è stato il responsabile del mancato raggiungimento del buono stato chimico delle nostre acque marino-marino-costiere, il laboratorio ha cercato di mettere la propria attenzione nel trovare dei metodi alternativi che evitassero soprattutto la manipolazione del campione, oltre a apposite procedure di lavaggio per la vetreria, di conservazione e di campionamento. In pratica la nostra scelta qual è stata? Riuscire a effettuare l'eliminazione del mercurio, arrivando almeno a livelli di 10 ppb, con uno spettrometro di massa che avevamo già a disposizione. Abbiamo cercato di evitare la parte di manipolazione preventiva e di diluizione preventiva con un metodo di diluizione in linea che invece di utilizzare l'acqua reagente utilizza l'argon gas. In pratica, viene effettuata alla condotta di gas che arriva alla camera di nebulizzazione un'aggiunta di gas di make-up che consente la quantità finale di gas in arrivo al rivelatore di essere la stessa. Tuttavia, diminuisce l'effetto matrice dovuto alla elevata concentrazione salina nei campioni sui coni, ci permette di avere gli standard interni stabili, ci permette di effettuare recuperi maggiori e soprattutto di fare analisi che nel tempo, nella durata di una sessione, ci consente di mantenere tutti i parametri stabili in modo da avere comparazioni con i nostri controlli di qualità.
In pratica abbiamo anche trovato altri sistemi per stabilizzare maggiormente questa procedura, umidificando il plasma con un'umidificazione dedicata e aggiungendo isopropanolo alla miscela, e questo ci permette maggiori recuperi sempre in riferimento allo standard interno, che ci dà il buon andamento dell'analisi. Il metodo utilizzato è l'AFA standard del 2012, il numero 3125. Abbiamo partecipato per verificare la bontà di questo metodo a dei circuiti dedicati per le acque di mare e per il biota, soprattutto il circuito Quasimeme, con ottimi risultati di Z-score. Abbiamo fatto controlli su materiali certificati, l'ONS a 25 ppb, poi abbiamo chiaramente effettuato controlli a vari livelli di concentrazioni, spike compresi in acque fortemente saline e acque direttamente marine, e quindi per quanto ci riguarda il mercurio, che è già accreditato per le nostre procedure sulle acque superficiali e sulle acque sotterranee, ci sono buone probabilità, cioè il nostro obiettivo è di accreditarlo anche sulle acque marino-costiere e marine. Per quanto riguarda invece il biota, abbiamo iniziato la procedura lo scorso anno di rilevazione del mercurio nel pesce intero. Le estensioni di campionamento, la scelta delle specie, il loro livello di accrescimento l'avete visto ieri nella presentazione del dottor Mazzetti, perché la preparativa è stata unica per tutto il nostro laboratorio. Quindi c'è stata la riduzione volumetrica manuale, come vedete con un'ascia, del pesce congelato, questo per evitare perdite di liquidi e di materia, e poi la macinazione in un macinino dedicato con l'utilizzo di ghiaccio secco, in modo da avere una polvere ottimale su cui poi eseguire le analisi. Per quanto riguarda la nostra scelta, dato che il valore del mercurio è riferito di standard di qualità nel biota, è riferito al peso umido, noi abbiamo liofilizzato in un liofilizzatore e poi fatto l'analisi diretta sul liofilizzato, mentre invece per gli altri metalli, che comunque prevede il 172, cadmio, nichel e piombo, abbiamo eseguito una mineralizzazione con acqua ossigenata e poi abbiamo fatto l'analisi in CPMS con lo stesso strumento che avete visto prima. Invece la parte del mercurio è stata mandata direttamente all'analisi in un analizzatore diretto del mercurio, un assorbimento atomico con lampada dedicata al mercurio, su cui è possibile di fare l'analisi diretta. Questo metodo noi ci abbiamo accreditato sui terreni e ci dà un LOC di 0,01 mg chilo, quindi adeguato riferito al peso secco, mentre facciamo l'analisi poi da riportare a peso umido. E abbiamo avuto ottimi recuperi anche sul biota. Possiamo pensare, se viene ripetuta quest'anno la campagna, dovrebbe iniziare a luglio, e quindi abbiamo buoni risultati ripetuti nel tempo, di pensare anche a un accreditamento sulla matrice biota. E diciamo che i primi esiti di questa nuova determinazione del mercurio, sia utilizzando uno strumento diverso con meno manipolazioni e sia riferendoci al biota pesce intero, sono usciti ora in un documento che dovrebbe essere poi in emanazione, e non c'è stata ancora comparazione con i limiti, però la piantina che vedete sulla mia destra in pratica ci dà un'idea delle quantità di mercurio ritrovata nel biota pesce intero, e ulteriori approfondimenti mettendolo in relazione agli altri inquinanti che vedete invece sulla tabella alla mia sinistra ci possa dare un'idea anche del quantitativo di mercurio relativo a attività antropiche che andiamo a ritrovare poi nel biota in relazione agli altri inquinanti che si possono sempre riferire a attività antropiche, visto il nostro comunque livello alto di mercurio di fondo, come abbiamo visto in un'altra presentazione ieri, che troviamo nel nostro territorio sia nelle acque di mare che in alcune zone dovute alla presenza di precedenti di miniere e a quello normalmente presente nella nostra composizione geologica. Lascio la parola alla collega per il TBT.